Siamo con Giuseppe Nobiletti, di cui possiamo ammirare delle opere pregevolissime di legno che si richiamano soprattutto alla tradizione di 60-70 anni fa. Infatti, praticamente queste opere parlano degli antichi mestieri di una volta. In questo tempo si chiamava il mortaio, che si passava il sale. Dialetto mortiero. Un mortiere, un dialetto mortiere. Questo è un fornare che porta le pagnotte, più Quando il le... pane si faceva ancora in quando il casa. pane si faceva ancora in casa. Questa è la mina, la mezzamina, il mezzetto, mine, mezzamina. Sono unità di misura del grano di una volta, E cioè una volta, sì. quella più grande rappresenta la massima unità di misura, che è il Sì, tumulo. no, quello è il mezzetto, due di quello era un Era domino. un tumulo. Domino. Poi ci sono Sono i barili dell'acqua, se andavano le sorgive si eh sì, perché andavano prima a non c'era riempire, l'acquedotto. e questo è il barile, il secchio che bevevano. Poi mi dicevi dei collari che si usavano per gli Sì, animali, per gli per le animali. capre e per le vacche, Eh sì. che stanno esposti lì. Sono Sono quelli, sì, quelli più grandi sono per le vacche e quelli più piccoli per le capre, quelle. Sono le vero? capre, sì. Poi qua c'è un torchio. Un Questo torchio si faceva il vino, ai tempi, si faceva il vino là. Non è che stavano vegliatrici elettriche, quello è il. Poi ci sono altre opere che non hanno a che fare con la nostra tradizione contadina, come per esempio questo è un antico veliero, sì, che Un antico veliere, sì. l'hai denominato Santa Lucia, perché? Oh. C'è un nome inventato o è un No. nome riferito a L'anino qualcuno? l'ha pinto la Santa Ah, Lucia. ecco, quindi hai preso il Allora riferimento. io non avevo fatto tre di questi. Uno si trova a Firenze, un altro se l'ho dato all'armiere, queste pietre, ti ricordi? E Sì, Fanella. questo me l'ho lasciato io. Ma erano uguali o Tutte e erano tre tutte e uguali. tre uguali?